girare l'ostacolo aro creandone uno autonomo e indipendente dal lato provinciale. Questa è la conclusione alla quale sono arrivati i sindaci dell'Alto Tirreno Cosentino al termine di una riunione sulla gestione integrata del comparto dei rifiuti. La legge regionale prevede la creazione di un ATO, ambito territoriale ottimale, che coincide con l'intero territorio provinciale. A sua volta la circoscrizione viene suddivisa in aro, ossia sottoambiti di raccolta ottimali. Per ogni aro vi sarà un comune capofila e un'unica società si occuperà della gestione dei rifiuti. Il tutto però gestito a carattere provinciale con un adeguamento delle tariffe e dei servizi. Sono più di 80 i comuni che ancora devono dare il proprio parere positivo alla questione, quasi tutti nella provincia di Cosenza, e che hanno ricevuto la quarta diffida in tal senso. Se entro il 2 maggio non si aderisce all'ATO, infatti, arriverà il commissario e ci penserà lui. La riunione che si è svolta questa mattina nel comune di Praia a Mare, dopo la richiesta di convocazione da parte del sindaco Antonio Praticò, ha visto la partecipazione dei soli rappresentanti di Aieta, Buonvicino, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro e Santa Domenica Talao. Gli altri sono stati raggiunti telefonicamente nel corso del tavolo istituzionale e hanno dato la loro adesione alla proposta, fatta eccezione per i comuni di Scalea e Papasidero che hanno già percepito la nuova normativa in consiglio. In questi due casi specifici è previsto un ultimo tentativo. Messo da parte l'out-out della regione sull'adesione o il commissariamento, i sindaci altotirrenici sono ritornati sulla delibera redatta nel 2014 di costituzione sì di un aro altotirrenico, comprendente i comuni che vanno da Tortora a Belvedere, ma con una gestione indipendente rispetto a quella imposta dalla legge regionale. La delibera sarà inviata a tutti gli enti locali che dovranno approvarla in consiglio comunale entro la fine del mese. Dopodiché si provvederà a darne comunicazione in prefettura e regione. L'iniziativa è certamente ottimistica, bisognerà infatti vedere come risponderanno dai piani alti. Già in precedenza alle proposte dal basso sulla questione la regione ha risposto picche. I rappresentanti locali però sembrano essere fiduciosi sul buon andamento di questa linea. In caso contrario, l'intenzione è quella di procedere a suon di ricorsi. Ricordiamo che comunque i termini sono stati decisi. Se anche i buoni propositi dei sindaci altotirrenici non venissero accolti, almeno nessuno potrà dire che non ci abbiano provato.